Buon pomeriggio, bentrovati. Siamo qui stasera per la masterclass con Gloria Aura Bortolini sul tema Visioni urbane, raccontare la città attraverso il cinema. E io sono Luisa Bravo, la curatrice del festival Visioni urbane e sono qui in diretta da Museo Spazio Pubblico, che è la sede in cui organizziamo gli eventi in presenza di questa seconda edizione del festival. Ogni sera dalle 21:30 abbiamo le proiezioni di una selezione dei film in concorso nelle tre diverse categorie: Visioni urbane, Migrants, Refugees and Displaced Communities e Resilient Communities. E domenica avremo la proiezione del film fuori concorso Stalking Chernobyl, Esplorazioni dopo l'Apocalisse. Mi fa molto piacere oggi avere con noi Gloria, che è con noi già da un po' di tempo con le visioni urbane, perché ha vinto la seconda edizione del progetto pilota delle visioni urbane nel 2016 con il film London Afloat, che trovate fuori concorso in questa seconda edizione del festival. Come sapete, tutti i film, sia quelli in concorso che quelli fuori concorso, sono disponibili in streaming gratuito fino alla mezzanotte del 14 di novembre. E per i film in concorso potete votare il vostro film preferito, perché daremo l'Audience Award sulla base dei voti raccolti dal pubblico. Verrà poi annunciato alla fine di novembre. Però non voglio togliere tempo a Gloria, che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Gloria. Ciao Luisa, buongiorno, anzi buonasera e benvenuti a tutti. Per chi non la conosce, Gloria è una documentarista, fotografa e giornalista specializzata in tematiche sociali, arte, lifestyle e viaggi ed è anche un volto televisivo perché è autrice e conduttrice della rubrica di viaggio del programma Kilimangiaro su Rai 3. Ha poi vissuto moltissimo all'estero, ha fatto un sacco di esperienze, ha realizzato la regia di diversi cortometraggi, insomma è diciamo una esperta divisioni urbane. Grazie Luisa per questa presentazione e anche grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa perché a proposito di raccontare le città attraverso il cinema, devo dire che con la tua selezione ci stai facendo viaggiare. Io faccio parte anche della giuria di questa edizione e anche della precedente ed è stato un viaggio meraviglioso sia nella scorsa edizione sia in questa. Quindi invito tutti a seguire la programmazione e davvero ci sono tanti film che meritano e ci portano in ogni angolo del mondo. Infatti dobbiamo dire che questo festival, che appunto aveva avuto questo progetto pilota nel 2015, 16 e 17, nell'ambito del Festival Visioni Italiane della Cineteca di Bologna, è poi diventato un festival cinematografico indipendente, quindi da una piccola sezione siamo adesso festival. E siamo molto contenti del fatto che questo tema, appunto, le visioni urbane che intercettano la complessità della città contemporanea, le connessioni sociali, le relazioni fra gli individui, anche le geografie umane, i conflitti, perché abbiamo anche una sezione dedicata ai migranti, ai rifugiati, alle comunità erranti, e poi quest'anno anche la sezione sulle comunità resilienti, no? In questo periodo della pandemia, insomma, in cui abbiamo tutti vissuto uno stravolgimento assolutamente inaspettato delle nostre vite e della nostra vita in città e nello spazio pubblico. E sono molto contenta, dicevo, perché i film che riceviamo sono veramente bellissime produzioni, sono anche professionisti, perché quest'anno, come forse hai visto, Gloria, abbiamo film anche di registi italiani importanti, no? Alessandro Avner, Jasmine Trinca, abbiamo anche attori famosi, Alvaro Roacher, Lino Guanciale, Ivano Marescotti, Bruno Gambarotta, insomma, abbiamo veramente una bellissima selezione, oltre a tutti i film internazionali, chiaramente, perché questo è un festival internazionale. Quindi grazie anche a te che ci segui da quando ti abbiamo premiato e che hai accettato così, diciamo,
con grande apertura di voler continuare a lavorare con noi come giurata e oggi con questa masterclass, e poi in futuro vedremo anche di costruire delle collaborazioni, perché comunque il lavoro che fai, come dicevo, è veramente molto molto legato, no, al nostro progetto di visioni urbane e agli scopi per cui stiamo sviluppando questo festival. Io mi sento ormai parte della vostra famiglia perché mi avete portato tantissima fortuna con il premio a London Afloat, che poi ha girato tutto il mondo, è andato veramente in festival dalla Siberia alla Corea agli Stati Uniti, quindi insomma il vostro premio devo dire che per me è stato davvero un portafortuna e sposo proprio la vostra missione di aprire gli orizzonti, quindi andare oltre, ampliare sempre questo sguardo con il racconto attraverso il cinema è qualcosa, è un'opportunità grande che date al vostro pubblico di poter conoscere queste realtà che altrimenti probabilmente non verrebbero appunto mai portate alla luce. E quindi grazie ancora Luisa e direi di cominciare questa masterclass che durerà circa un'ora. Poi lascio spazio anche al pubblico per fare delle domande, sia durante la masterclass c'è la possibilità di scrivere in chat, quindi Luisa gentilmente farai da tramite e sì. Poi alla fine, ecco, se avete delle domande ben volentieri sono a disposizione poi per rispondere. Allora, io ho preparato una presentazione che adesso vediamo se la tecnologia ci aiuta, provo a mandarla in onda. Sì. Ok, share screen. Vediamo un attimo, scusate. Ecco qui. Perfetto, la vedete? Sì, la vediamo. Ok, allora, come ha anticipato Luisa, io sono una giornalista. Sono specializzata in viaggi, collaboro appunto con diversi programmi della RAI, tra cui il programma Kilimangiaro, quindi sono cresciuta guardando quel programma e poi ho iniziato, ormai sono passati 6 anni da quando collaboro con loro, quindi ho avuto la possibilità di girare veramente mezzo mondo e raccontare attraverso reportage i luoghi che visitavo e altri programmi sempre della RAI come Top Tutto Quanto Fa Tendenza, che anche quello è un programma molto bello di Rai 1, dove raccontiamo il lato diciamo meno conosciuto delle città che fanno tendenza, quindi andiamo proprio a caccia di tutte le curiosità, le novità, ed è una bella sfida perché appunto dobbiamo proprio scoprire tutto quello che le città hanno da offrire da un punto di vista sia di lifestyle, sia di itinerari insoliti, quindi non turistici, e appunto andrà in onda a gennaio la nuova edizione, il sabato sera su Rai 1. E oltre alla televisione poi io sono anche regista, quindi come diceva appunto Luisa ho realizzato diversi film, fiction e documentari che parlano appunto di scelte di vita non convenzionali, ecco, mi viene da definirli così, come appunto London Afloat, che è il ritratto di una Londra poco conosciuta, perché è una Londra vista dall'acqua, con le storie degli abitanti che hanno deciso di vivere in barca, quindi sul Tamigi e sul canale di Regent. Sono dei nomadi cittadini, perché devono spostare la loro barca ogni 2 settimane e quindi cambiano continuamente quartiere ed è una vita appunto molto diversa da quella a cui magari siamo abituati a pensare e anche un modo di vivere una Londra diversa. Quindi vi invito a vedere il documentario che è disponibile appunto online o anche in presenza alla fine di questa masterclass per chi si trovasse a Bologna.
Quindi spazio appunto dalla televisione al cinema, sia appunto andando in video, quindi raccontando in qualità di giornalista e presentatrice, sia stando dietro l'obiettivo, quindi appunto in qualità più di autrice e di regista. Sono due percorsi molto diversi per certi aspetti, ma complementari. Infatti, io sono partita immaginando di fare appunto la regia, poi quando mi sono trovata a passare davanti all'obiettivo, all'inizio, ecco, è stato un cambiamento che non mi sarei mai aspettata, e poi invece ho scoperto anche la passione appunto di raccontare in prima persona i luoghi che vedo, e quindi sono iniziata appunto, porto avanti entrambe le strade oggi, devo dire con ugual passione. E in più, ora con i social sono diventata anche una content creator, quindi racconto quotidianamente viaggi, consigli di viaggio, creo contenuti legati alla sostenibilità e al women empowerment sui miei canali social, Instagram e Facebook, dove appunto potete seguirmi cercando il mio nome, Gloria Aura Bortolini, e poi sul mio sito gloriaaurabortolini.com. Ecco. Partendo appunto proprio sul significato di cosa vuol dire raccontare una città o più in generale un luogo. Cosa significa? Significa cogliere lo spirito di quel luogo, cioè quello che gli antichi romani chiamavano il genius loci, ossia il carattere di un luogo, l'atmosfera, che è data da tanti elementi, quindi abbiamo l'architettura, il paesaggio, la storia, il cibo, la musica, che è un elemento importantissimo, gli abitanti. Quindi raccontare un luogo significa prima di tutto emozionare, cioè dobbiamo trasmettere le emozioni che viviamo noi in prima persona al nostro pubblico. Quindi noi che ci occupiamo appunto di entertainment, dobbiamo immaginare di fare non una descrizione oggettiva, cioè una perizia, ma un racconto emozionale. Quindi dobbiamo proprio fare in modo che il nostro pubblico possa immedesimarsi nelle nostre emozioni e possa essere in viaggio con noi. Questa è la sfida più grande e l'obiettivo di un racconto ben riuscito. Quali sono gli strumenti dello storytelling? Abbiamo appunto diversi strumenti che sono le parole, quindi il racconto orale è la prima forma di racconto, dobbiamo immaginare quindi la radio, il podcast che adesso va di grande moda, ormai tutti hanno creato un podcast e si possono trovare appunto podcast di tutti i tipi e soprattutto ecco quelli di viaggio devo dire che sono molto seguiti. E quindi la parola, la scrittura, quindi la capacità anche di saper scrivere una sceneggiatura, se stiamo parlando appunto di cinema, un copione, se parliamo appunto di televisione, scrittura ovviamente anche i libri di viaggio. Poi la fotografia tra l'altro è stata la mia prima passione perché in uno scatto riuscire a raccontare tutta la poesia e la magia di un momento e renderlo eterno, io lo trovo veramente fantastico. Quindi sono cresciuta guardando le fotografie di Cartier-Bresson, che è il maestro numero uno della fotografia di strada. E quindi ecco, la fotografia e poi il video dove diventa importantissimo appunto giocare con la musica, quindi fondamentale scegliere bene la colonna sonora, se
se devo raccontare per esempio l'Oriente, immaginiamo, sono stata prima della pandemia, sono stata in Giappone, ecco, non avrei mai messo una musica latina come colonna sonora del reportage. E poi altri strumenti che abbiamo per raccontare un luogo sono il disegno. Il disegno è sicuramente, io purtroppo non so disegnare, ma mi piacerebbe moltissimo a volte essere davanti ad un bel paesaggio o ad una piazza, insomma un posto che mi ispira e vorrei saperlo immortalare con la mia penna, la mia matita, il mio block notes, ma purtroppo non sono brava a disegnare. Invidio tantissimo chi riesce a farlo, perché ti regali proprio il tempo di far sedimentare quell'immagine e quindi rimarrà sicuramente impressa nella memoria più di qualsiasi altro strumento. E poi l'audio. L'audio, per esempio, è molto interessante raccontare un luogo con attraverso i suoni di questo luogo. Un mio collega che si occupa di cinema, quando fa dei sopralluoghi, si porta il microfono e registra proprio i suoni di quelle strade, di quei posti, perché raccontano tanto della vita. Io per esempio sto pensando ad un film fiction che ho realizzato, muto, quindi non ci sono dialoghi, ed è raccontato tutto attraverso i suoni della città. Si chiama Out of the Blue, protagonista è Valentina Lodovini, e la trama, in sostanza, lei riceve dei CD da uno sconosciuto e sono delle tracce sonore che la conducono in un percorso attraverso la città. Lei riesce a riconoscere i vari suoni che riceve e la portano poi ad un appuntamento dove lì non vi racconto poi cosa succede, come va a finire, però appunto è un racconto fatto attraverso i suoni della città. Quindi abbiamo tanti ingredienti, dobbiamo immaginare appunto di avere tanti ingredienti come quando prepariamo una ricetta, li mescoliamo tra di loro, prendiamo un po' di questo, un po' di quello, a chi piace più salato, più speziato, e ognuno quindi dà il proprio tocco personale e non sarà mai lo stesso risultato. Quindi se vi chiedessi di raccontare una città, per esempio, ecco, Bologna, non sarebbe mai lo stesso racconto, perché ognuno ha un proprio sguardo, una propria emotività, un proprio modo di vedere le cose, di percepirle, e così come appunto nessuno farebbe mai la stessa foto, lo stesso testo. Ed è interessante appunto vedere poi come viene a crearsi il proprio stile personale, che sia per esempio nel presentare un luogo. Io sono diversa da un'altra presentatrice perché appunto si può avere uno stile più o meno formale, più o meno serio, sorridente. È diverso per esempio come si gesticola, ed è una cosa, ecco, che quando ti trovi davanti ad una telecamera il primo blocco, tra virgolette, sono le mani, perché non sai come muoverle, e piano piano impari ad usare anche il body language per raccontare, per accompagnare appunto il racconto che stai facendo. E invece per un filmmaker il proprio stile personale è dato dal tipo di inquadratura, quindi parliamo appunto di direzione della fotografia, il montaggio, che può essere più o meno serrato, la scelta delle musiche. Per esempio, sempre nel programma Kilimangiaro, io lavoro spesso con il filmmaker Domenico Gambardella e lui ha uno stile molto, si nota subito, ecco, quando un reportage fatto da lui, perché ha il suo stile,
E questo viene con la maturità. Chiaramente bisogna fare prima tanta gavetta, tanta esperienza, affinare la propria sensibilità e prendere sempre più padronanza degli strumenti che si hanno a disposizione per poi creare il proprio timbro. Quindi descrivere un luogo significa prima di tutto conoscerlo, che sia appunto un sopralluogo che si può fare in giornata o per periodi più lunghi. In televisione sicuramente è molto difficile, di solito arriviamo già sul luogo e abbiamo al massimo un giorno per riuscire a fare dei sopralluoghi e poi iniziare subito a filmare perché dobbiamo ottimizzare al massimo i tempi. Nel caso del documentario, per esempio, London Afloat, io l'ho realizzato mentre vivevo a Londra, quindi ho avuto tutto il tempo per conoscere quella realtà, immergermi proprio nella vita dei personaggi che sono andata a raccontare, e questo sicuramente ti dà un altro tipo di racconto, perché diventi tu stesso immerso in quella realtà e quindi puoi approfondire molto di più, puoi cogliere delle sfumature che in maniera superficiale altrimenti non sapresti raccontare e non vedresti neanche tu. Quindi quando descriviamo un luogo dobbiamo respirarlo e appunto dobbiamo viverlo il più possibile, sempre quando è possibile. Prima di cominciare un reportage, la prima cosa che faccio è documentarmi. Questa è la fase di pre-produzione. Quindi, ecco, cosa c'è behind the scenes, che sia appunto un film, un reportage? Abbiamo tre fasi: la pre-produzione, la produzione e la post-produzione. La fase di pre-produzione è fondamentale perché è lì che andiamo a studiare appunto il luogo che andremo a raccontare. Ora, con internet abbiamo accesso a una risorsa infinita di informazioni, sicuramente è molto utile, però bisogna saper scegliere bene le fonti, perché è facile incappare in informazioni fuorvianti. Adesso ci sono tantissimi blogger che appunto raccontano a volte anche con informazioni un po' grossolane o con immagini fuorvianti, poi arriviamo nel posto e ci troviamo davanti ad un'atmosfera completamente diversa, quindi ad un'idea completamente diversa da quella che ci eravamo fatti. Scusa, Gloria, volevo solo interromperti per dirti che ogni tanto c'è un problema nel sonoro. Non so se stai usando un microfono, ma si sente un fruscio di fondo, però solo ogni tanto, volevo solo avvertirti. Ah, ok, allora forse perché stavo muovendo così, si sente? Sì, no, ti sentiamo, però ogni tanto c'è un rumore di fondo. Bene. Ok, perfetto. Quindi è bene sì informarsi, ma bisogna poi, una volta arrivati in loco, fare un reset e lasciare appunto lo sguardo puro per quello che abbiamo davanti. Quindi questo ci permette anche di rimanere aperti all'emozione che quel luogo ci trasmette. Quindi studiare appunto prima è importante, perché immagazziniamo tutta una serie di nozioni che ci aiutano a capire meglio il luogo dove stiamo andando. Ma quando appunto arriviamo sul posto dobbiamo vederlo per quello che è. Qui entra in gioco lo sguardo. Lo sguardo va allenato, cioè è proprio come dovete immaginare, come fosse un muscolo, e quindi così come andate in palestra, anche lo sguardo va allenato. Questo potete farlo anche nella vostra città, cioè non serve andare dall'altra parte del mondo per trovare appunto l'elemento curioso, esotico. Cioè la sfida vera è cercare l'inesplorato nella vostra città o nel vostro quartiere. Per esempio,
una serie di esercizi che faccio e che continuo a fare e che vi suggerisco anche a voi di provare. Provate a fare una strada che fate tutti i giorni cambiando il vostro sguardo. Quindi immaginate di vederla con gli occhi di un bambino. E lì vi assicuro che provare a vedere le cose con gli occhi di un bambino vi apre proprio lo sguardo, perché avete uno sguardo più puro, uno sguardo più curioso, vi vedete tutto con stupore. Oppure provate a farla con la prospettiva di un animale, che può essere di un cane, o di un gatto, di una farfalla, di un uccello. E anche quello diventa interessante, cambiare appunto la prospettiva. Oppure con gli occhi di uno straniero che non è mai stato in quella via, non conosce la lingua e quindi per lui tutto diventa curioso, cioè sarà incuriosito dai dettagli, dalle insegne dei negozi, dalle vetrine, dai vestiti delle persone. Io, per esempio, quando vado in altri paesi mi piace andare nei supermercati perché io trovo che i supermercati raccontino tantissimo della cultura di un posto. E quindi appunto vado proprio ad osservare i prodotti, ma anche appunto le persone del supermercato per cogliere la loro identità. Un altro esperimento, ecco, che potete fare è raccontare un luogo con gli occhi di una persona non vedente. Ecco che prima parlavo appunto del racconto di una città attraverso i suoni. Questo diventa molto interessante se immaginate appunto di chiudere gli occhi e di osservare soltanto attraverso i suoni quello che sta succedendo accanto a voi. C'è tra l'altro un bellissimo documentario fatto attraverso il racconto di, non ricordo adesso il nome, ma sono cinque personaggi non vedenti che abitano in diverse città del mondo e raccontano le loro città attraverso quello che immaginano di vedere. Hanno in mano una macchina fotografica, scattano le fotografie e poi alla fine del film vedi la corrispondenza tra quello che loro immaginavano di aver raccontato attraverso la fotografia e la fotografia che hanno poi effettivamente realizzato. Per diventare dei bravi storyteller, visual storyteller, in sostanza bisogna ritrovare la voglia di esplorare e di guardare il mondo con occhi curiosi, quindi con la voglia di sorprenderci. Perché poi quella voglia la trasmetteremo anche al nostro pubblico. Dopo la pre-produzione, si entra nella seconda fase, che è la fase appunto di produzione vera e propria, quindi quando vado in loco, raccolgo il materiale, che siano appunto foto, video, interviste, cioè in gergo noi diciamo ci portiamo a casa il girato. Spesso mi capita di partire con dei viaggi stampa dove viaggio insieme a giornalisti, fotografi, filmmaker. Chiaramente, ognuna di queste figure ha delle esigenze di racconto diverse, quindi a volte è difficile metterli insieme perché, un fotografo avrà bisogno di certi tempi, un filmmaker avrà bisogno di tempi ancora più lunghi perché deve pensare appunto all'inquadratura, al movimento di macchina, al suono, è importantissimo, ecco, curare bene l'audio. Mentre magari un giornalista va prima a prendere soltanto gli appunti che poi gli serviranno per scrivere l'articolo. Quindi a volte questi viaggi stampa, devo dire che sono una bella sfida, riuscire a convivere con appunto diverse figure professionali, ognuna delle quali ha delle esigenze diverse.
Poi, ecco, non finisce qui, nel senso che quando torniamo a casa con il girato, inizia tutta la fase delicatissima della post-produzione. Quindi è la fase appunto di lavorazione di questo girato, facendo l'esempio di prima, la famosa ricetta, immaginate appunto di fare la spesa, tornare a casa con tutti gli ingredienti e questi ingredienti ora vanno assemblati, lavorati, mescolati per fare il piatto. Quindi non si può sbagliare, in questa fase bisogna stare veramente molto, molto attenti a saper valorizzare al massimo il materiale che abbiamo. A volte con una buona post-produzione, con un buon montaggio, una buona post-produzione di color correction, per esempio nel caso delle immagini, si riesce a salvare anche un materiale, diciamo, mediocre. Per esempio, l'audio si può ripulire dai rumori, anche se in realtà il nostro orecchio è molto più sensibile, appunto all'elemento dell'audio piuttosto che ad un'immagine non proprio perfetta. Quindi sicuramente, ecco, se siete dei filmmaker, la cosa più importante davvero è curare l'audio. Viceversa, una cattiva post-produzione può veramente, potete avere le foto più belle del mondo, ma se sbagliate il montaggio, se sbagliate, la color correction, rovinerete tutto il lavoro che è stato fatto a monte. Io appunto nel mio lavoro, come dicevo, racconto luoghi sia per la televisione, sia per il cinema, sia per i social, e ognuno di questi mezzi ha un proprio linguaggio. Quindi la prima cosa poi che dobbiamo chiederci è dove va in onda il mio reportage. Appunto, può essere la televisione, può essere il cinema, può essere la radio, può essere una rivista, o può essere il web. Per esempio, quando realizzo un reportage per la televisione, ho dei paletti di durata perché tendenzialmente un reportage televisivo dura dagli 8 ai 10 minuti, quindi non si può approfondire tanto un racconto deve essere più un racconto a volo d'uccello, quindi dare una panoramica di appunto di una città o di un on the road senza scendere in maniera troppo verticale, ma rimanendo piuttosto orizzontali. Quindi sono dei paletti di durata e di struttura narrativa. Quando scrivo un articolo per una rivista di viaggio, devo rispettare invece un certo numero di battute. Quando creo un film documentario, ho più libertà creativa, come dicevo, c'è più tempo sia per fare i sopralluoghi, per conoscere appunto la realtà che si va a raccontare, e sia poi per raccontarla, perché il ritmo sicuramente è più dilatato e più poetico. Infatti, insomma, il racconto è più lento per il cinema, per cui se dovessi dare una parola, diciamo, per caratterizzare ognuno di questi broadcast, direi che la televisione è ritmo, il cinema è poesia, il web è immediatezza. E la radio è intimità. Intimità perché non c'è innanzitutto il filtro dell'immagine, quindi c'è sicuramente una preoccupazione in meno, e poi c'è proprio il calore della voce. Quindi, se per esempio da ascoltatrice, se c'è una voce che mi piace, io mi fermo ad ascoltarla e mi affeziono a quel tipo di voce e mi faccio proprio trasportare dal racconto. Per cui, insomma, si crea veramente una dinamica più intima che gli altri mezzi non ti danno.
In ambito professionale dobbiamo poi considerare chi è il nostro pubblico, quindi chi è il target a cui ci rivolgiamo e dobbiamo appunto adattarci al pubblico, perché non sempre quello che piace a me piace al mio pubblico, quindi dobbiamo essere bravi a distaccarci e a immaginare appunto di essere proprio nei panni del nostro pubblico. Per esempio, mi è capitato di lavorare anche per come content creator per un resort che aveva un target sia per matrimoni sia per viaggi di coppia e di famiglie, e aveva mescolato tutto in un video di 5 minuti che per il web è lunghissimo, quindi innanzitutto ecco, quello è un altro errore da non commettere, cioè capire dove sta andando in onda, quindi appunto sul web, come dicevo, l'immediatezza, per cui video brevi. E quindi il consiglio che ho dato è stato realizzare due video più brevi e più targetizzati, quindi uno con un target per matrimoni e l'altro per viaggi romantici di coppia. Quando faccio un reportage per il programma di viaggio, per esempio Kilimangiaro, devo prediligere paesaggi e ambientazioni esterne più che gli interni di un luogo, perché appunto va in onda domenica pomeriggio, è un pubblico generalista che vuole appunto evadere e svagarsi, quindi non possono essere reportage troppo settoriali, appunto non posso approfondire troppo certi elementi come l'arte, la storia, ma deve rimanere più a volo d'uccello, come dicevo prima, altrimenti appunto il rischio è che cambino canale e lì errore fatale, perché invece il pubblico deve rimanere incollato. Come si struttura un reportage? Innanzitutto bisogna inquadrare il contesto, quindi può essere appunto di una città, un paradiso, il racconto di un paradiso naturale, un viaggio itinerante. In questo caso bisogna trovare un fil rouge, un filo conduttore che colleghi le varie tappe. Per esempio, sempre per il Kilimangiaro avevo fatto una serie su viaggi e cucina, e lì appunto il racconto poteva essere cronologico, quindi dalla mattina alla sera, o sulle orme di un personaggio appunto famoso. L'incipit deve essere una frase di effetto, perché è quella che proprio ti accende subito la lampadina. Quindi si può usare per esempio la citazione di un personaggio famoso che è stato in quel luogo. Quando mi sono trovata appunto a raccontare Londra per il programma Top, tutto quanto fa tendenza, dovevo intervistare una signora che insegna le buone maniere, quindi il bon ton, e quindi il galateo. E allora io ho pensato di introdurla con una frase di Samuel Johnson, che è l'inventore del dizionario inglese, e lui appunto dice: se un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra c'è tutto ciò che la vita può offrire. Cosa tra l'altro verissima, e condivido. Io ho vissuto in diverse città del mondo, ma quello che trovi a Londra non lo trovi dalle altre parti. E quindi, ecco, quello è stato la scelta del mio incipit per quel tipo di reportage. Quando invece sono stata in Basilicata, sempre per il programma Top Tutto Quanto Fa Tendenza, dovevo raccontare Bernalda, che è il paese di origine del regista Francis Ford Coppola. Ovviamente io sapevo che lui non si trovava a Bernalda, ma perché appunto lui vive in America, ogni tanto va a Bernalda, dove ha aperto anche un hotel,
Però appunto nel reportage faccio finta di andare a cercarlo pensando di trovarlo, quindi chiedo agli abitanti della città se lo hanno visto, se sanno dove lo posso trovare, quindi con il montaggio abbiamo creato tutta un'atmosfera appunto quasi di caccia al tesoro che ti invoglia a guardarlo pensando che alla fine incontrerò Francis Ford Coppola e invece appunto no, non incontro lui, ma incontro tutta una serie di persone che hanno avuto appunto degli aneddoti con lui da raccontare. E, sempre per la televisione adesso ho girato una serie di reportage sui luoghi del Fondo Ambiente Italiano, quindi ville e castelli, e anche in questi contesti cerco sempre l'elemento curioso, quindi l'aneddoto, una storia di vita, un aggancio che possa far venire voglia allo spettatore di andare a visitare quei posti. In ambito cinematografico, come dicevo, ho lavorato sia con la fiction, quindi con gli attori, sia con documentari, che sono racconti molto, molto diversi, perché con la fiction sai esattamente dove inizi e dove finisci, hai una sceneggiatura scritta e devi seguire appunto quei paletti molto delineati della sceneggiatura, lavorare con gli attori, quindi riuscire a tirare fuori tutte le emozioni. Non è facile assolutamente riuscire appunto a dirigere bene un attore. Mentre con il documentario è un viaggio alla cieca, mi viene da dire, perché devi essere osservatore, devi seguire il ritmo della vita, quindi quello che sta succedendo davanti ai tuoi occhi, non puoi interferire, anche se adesso diciamo che anche nel documentario ci sono gli ibridi, quindi ci sono i mockumentary dove c'è una parte di fiction, una parte di cinema del reale, ma tendenzialmente con il documentario appunto osservi uno spaccato di vita e quindi ci sono documentari, per esempio un documentario che ho fatto si intitola Lei e mio marito, racconta la storia dell'avvocato di Benetton che a 50 anni decide di diventare donna e poi finisce con lo sposare una donna, quindi in un certo senso è diventata una donna lesbica. E questo documentario è durato 3 anni perché abbiamo seguito proprio il percorso di vita che ha fatto da quando ha preso coscienza di voler diventare donna, quando lo ha detto in famiglia, nel luogo di lavoro, ai primi tentativi di travestirsi appunto da donna fino proprio all'operazione che ha fatto chirurgica in California, e dove peraltro anche il chirurgo che l'ha operato era un uomo, tra l'altro sposato con figli, poi ha deciso di diventare donna ma è rimasto sposato con la moglie, quindi anche quella insomma è stata veramente una storia molto interessante e appunto è durata 3 anni, quindi sono racconti molto, molto più lunghi, molto più intensi, li vivi in prima persona proprio diventi un testimone della vita degli altri, quindi devi entrare in grande sintonia, guadagnarti la fiducia, per esempio con London Afloat non è stato facile inizialmente girare perché è una comunità molto chiusa, questa delle persone che appunto vivono in barca, sono artisti, ma anche famiglie che decidono appunto di vivere con questo stile di vita. Mentre sul Tamigi
c'è proprio una comunità di molto benestante che vive su delle barche enormi e sono stazionari dentro un porto, quindi io ho messo a confronto queste due realtà, quelle della comunità stazionaria del Tamigi con la comunità itinerante del canale di Regent, ed è venuto fuori un ritratto molto, molto variopinto, appunto perché sono sei personaggi, ognuno con una storia di vita diversa, dalla coppia di acrobati all'artista che crea appunto all'interno della sua barca sia casa che atelier, al banker super di successo che vive con il maggiordomo, alla jacuzzi sul tetto, il pianoforte a coda sulla sua peniche, e ha invece l'attore cinquantenne fallito, tra virgolette, che vive sulla barca più piccola di tutta Londra, che sono veramente 3 metri per tre, e quindi entra malapena in letto e basta. E quindi inizialmente appunto loro non volevano farsi riprendere perché comunque sono vittime di molti cliché, si pensa che inquinino le acque, che siano delle sorte di hippie, ma invece in realtà non lo sono, e quindi piano piano li ho frequentati, li ho conosciuti personalmente e hanno capito, ecco, che con il mio documentario avrei rispettato totalmente la verità dei fatti, non avrei manipolato le informazioni, cosa che purtroppo, soprattutto in televisione, spesso accade. E quindi ecco, si sono fidati e piano piano ho conquistato la loro fiducia e ho potuto realizzare questo documentario. Passando poi al web, recentemente ho realizzato un reportage su Dante, visto che quest'anno è dedicato a Dante, e quindi ho raccontato tutto, io sono appunto veneta, ho raccontato la mia regione in chiave dantesca, quindi ho ripercorso gli itinerari di Dante o citati sulla Divina Commedia, e questo è stato appunto un reportage social che è andato in onda sulla mia pagina Instagram e Facebook, e lì diventa un altro tipo ancora di racconto, perché come dicevo sul web c'è bisogno di immediatezza, quindi i video, le famose stories di Instagram durano 15 secondi, i reel massimo un minuto, e devi riuscire a condensare al massimo l'atmosfera di un luogo in immagini veloci, didascalie molto brevi, e soprattutto devi creare l'engagement con il tuo pubblico. Quindi lanciavo appunto dei sondaggi, ero aperta appunto ad accogliere i loro consigli e a farmi guidare anche da persone del posto che conoscevano, e quindi sapendo che mi trovavo in tal città mi davano il consiglio di dove mangiare o dove uscire poi la sera o cosa visitare. E quindi hai una risposta immediata appunto da parte del tuo pubblico, cosa che appunto chiaramente non hai con gli altri mezzi, e richiede, è una grande sfida, perché appunto richiede grandissima capacità di sintesi e di velocità. Quindi il web è un po' la televisione in chiave esponenziale, perché appunto sono tempi ancora più dinamici e ristretti. E poi alla fine appunto di questo reportage ho fatto anche un articolo che viene pubblicato la prossima settimana sulla rivista Turisti per Caso,
E lì appunto è stato un altro tipo di esercizio di scrittura, quindi se sui post dei social ho impostato appunto la didascalia a mo' di guida, quindi cosa fare, cosa vedere con i bullet point, mentre sulla rivista puoi avere sicuramente, puoi dare più respiro alle parole. Puoi, ecco, cercare di rendere le immagini in chiave più poetica, più elevata, perché poi il pubblico, appunto, di lettori di una rivista tendenzialmente, insomma, è un target più elevato rispetto al web, dove magari tanti sono anche giovani e non hanno appunto tutta la voglia di andare ad approfondire o perdere dei minuti per la lettura, quindi magari si fermano soltanto alla galleria di immagini e non approfondiscono la lettura del testo. Ecco, quindi se ci sono domande, sono a disposizione per rispondere. Eccomi, sono tornata anch'io. Ho seguito tutta la tua presentazione. E, sì, è molto interessante in effetti perché trasferire, diciamo, certi concetti ad un pubblico eterogeneo è anche molto diverso, insomma, in un tempo comunque limitato, perché comunque tu lavori su corto o mediometraggi, giusto? Sì, ho fatto anche lungometraggi come assistente alla regia, come parlo appunto in ambito fiction, quindi ho realizzato con Neri Marco Re come attore e Piero Parolin come regista il film Leoni. Che anche quello, devo dire, è stato un film che ha raccontato molto bene il territorio, perché è ambientato appunto a Treviso, quindi io sono trevigiana, e proprio ho visto la risposta anche della cittadinanza davanti a questo film. Era molto orgogliosa di vedere come era stata raccontata la città, quindi anche le dinamiche culturali dei trevigiani, la cultura del vino, che appunto in Veneto è molto sentita, e soprattutto appunto a Treviso c'è cioè tutta la zona delle colline del Prosecco, dove è stato poi ambientato una parte del film, e quindi diventa anche uno strumento di marketing territoriale, molto, molto importante. Infatti le film commission cominciano a capire sempre di più il potenziale che ha appunto la valorizzazione di un territorio attraverso il cinema. Bene, allora per chi sta seguendo e vuole fare delle domande, si sta chiedendo come fare a farle, a seconda del mezzo che sta utilizzando, quindi se ci sta seguendo sul nostro sito web visioneurbane.stream e sta seguendo la diretta su YouTube, oppure chi sta seguendo sulle nostre pagine Facebook. Faccio presente che nella sezione dei commenti, dovunque vi troviate, su Facebook oppure su YouTube, potete inviare le vostre domande, i vostri commenti e dovremmo riceverli qui in diretta, insomma, e riuscire, insomma, a girare queste vostre domande a gloria. In attesa che qualcuno sciolga il ghiaccio e faccia È una domanda. sempre la fase più difficile, perché a volte mi trovo a fare la moderatrice, per esempio, nel mio festival, perché lo sai anche tu, insomma, che dirigo un festival di cinema, e alla fine delle proiezioni c'è il famoso Q&A tra il pubblico e il regista. Esatto. Ma la prima domanda tarda sempre ad arrivare, perché il Esatto, pubblico. infatti bisogna sciogliere il ghiaccio in qualche modo. So che online magari manca anche il contatto diretto fisico, no? Di prossimità anche, no? Quindi non so, vediamo se qualcuno
è interessato a entrare in contatto con te. Ma a questo punto sono io che sciolgo il ghiaccio per evitare questo imbarazzante momento di silenzio. Volevo chiederti della tua esperienza appunto in diversi ruoli, perché tu sei, come hai appena detto, promotrice di un festival, l'Edera Film Festival, poi con noi sei giurato e quindi valuti i lavori degli altri, poi a tua volta sei regista e quindi produci dei film che invii a dei concorsi per i premi, quindi cioè ti muovi in una dimensione che è quella del pensare, nel sviluppare un film, nel giudicare il lavoro degli altri e nel costruire una struttura di festival che crei le condizioni affinché, no, le produzioni cinematografiche possano essere valorizzate e viste dal pubblico. Cioè, sono tre ruoli molto diversi tra loro. Quindi se ci puoi dire di più riguardo a come ti poni nei confronti appunto dei film e di questo storytelling, insomma, di cui tu hai parlato in queste tre diverse vesti. Allora, il festival appunto che ho fondato e di cui sono co-direttrice artistica si chiama appunto Edera Film Festival ed è nato come vetrina per registi under 35, quindi è una vetrina internazionale, accogliamo registi da tutto il mondo. Il desiderio era proprio quello di dare uno spazio appunto per giovani cineasti, tendenzialmente alla loro opera prima o seconda, visto la giovane età, quindi non c'è una tematica, rimaniamo aperti a qualsiasi tipo di racconto, è diviso in tre sezioni, documentari, cortometraggi e lungometraggi. Io mi occupo nello specifico della selezione artistica dei documentari. E nasce appunto con questa mission, aiutare un po', ecco, ad emergere questi giovani registi. Devo dire che provo grandissima empatia, perché essendo anch'io appunto regista ed essendo passata per la fase delicata dell'inizio, perché all'inizio di ogni percorso chiaramente è tutto in salita, non hai ancora un nome, non hai un network, quindi per farti conoscere, per trovare il tuo spazio, cosa che poi dico sempre a tutti, che c'è spazio per tutti, quindi non bisogna mai demordere, bisogna sempre andare avanti e piano piano appunto le cose poi succedono. Però il primo semino è sempre quello più difficile da far germogliare, quindi il nostro festival appunto ha questo diciamo scopo nobile di dare una vetrina a loro e allo stesso tempo offrire al pubblico la possibilità di conoscere opere fuori dai classici circuiti di distribuzione. Quindi abbiamo avuto appunto film dal Kazakistan, film dalle Mauritius, Brasile, Argentina, Corea, e sono veramente poi cinematografie molto diverse ed è molto interessante poi vedere proprio lo scambio di esperienze, perché poi invitiamo i registi e quindi sono presenti quando appunto si poteva, venivano in presenza e c'era appunto proprio la possibilità di creare uno scambio sia con il pubblico sia tra di loro. Infatti sono nate poi anche dei progetti con coproduzioni internazionali grazie a delle amicizie nate durante il festival. Penso che sia questo poi il bello di queste manifestazioni, no? Mettere a contatto le persone, infatti me lo puoi confermare anche tu. E sì. Sicuramente, ecco, per me alla base c'è sempre l'emozione, quindi un film lo faccio quando trovo una storia che mi emoziona. Non mi è mai capitato di fare, per esempio, la regista di una sceneggiatura scritta da qualcun altro, o
Una volta, anzi, mi è capitato di fare un documentario su commissione su una storia che probabilmente io non avrei mai raccontato perché non sentivo molto affine, diciamo, al mio mondo, però invece mi ha aperto veramente gli occhi sulla comunità sull'Associazione Nazionale degli Alpini, quindi ho conosciuto appunto i reduci di guerra, i pochi sopravvissuti ultracentenari che mi hanno raccontato appunto delle storie molto affascinanti di quando erano in guerra, poi ho messo a confronto appunto le loro storie con giovani alpini che iniziano adesso per la passione della montagna a fare quel tipo di carriera, quindi sono entrata in questa realtà che altrimenti io di mio non mi sarei mai avvicinata. Quindi no, ma infatti diciamo che io non sono una regista, non lavoro in ambito cinematografico, ma mi sono avvicinata alle questioni urbane da urbanista, no? Da studiosa accademica, poi adesso anche come professionista con l'associazione City Space Architecture che promuove appunto questo festival, e ho trovato nel cinema uno strumento potentissimo, perché a volte, no, ci sono situazioni in cui, no, partecipi a delle lecture, a delle lezioni oppure a delle conferenze, vai a dei seminari. E a volte quello che si spiega magari in un'ora di seminario, in un'ora e mezzo di seminario, con diversi relatori, no? Con diverse presentazioni, invece un film, un cortometraggio in particolare, riesce veramente a condensarlo in un tempo molto ridotto ed è molto efficace perché usa sia le immagini che il sonoro, come dicevi anche tu, c'è un'attenzione proprio ai dettagli, un entrare dentro, no, le condizioni umane e raccogliere, no, punti di vista diversi. E quindi c'è questa ricchezza nel racconto, e anche perché il cinema è uno strumento potentissimo dal punto di vista emozionale, no? E del coinvolgimento, e quindi una produzione cinematografica è chiaro che diventa in qualche modo anche uno strumento formativo in qualche modo, no? Tu impari attraverso il cinema cose che magari non avresti mai considerato, no? Perché magari non vai a delle lezioni, non vai a dei seminari che parlano di questioni che hanno a che fare con la città, insomma. E quindi è bello perché il cinema apre appunto questi mondi, come dicevi anche tu, e ti fa viaggiare anche attraverso diverse culture, attraverso diversi modi di vedere il mondo come siamo abituati a vederlo noi, insomma, dalla nostra prospettiva italiana, europea, insomma, occidentale, ecco. Sì. Diventa un'esperienza immersiva per il pubblico. Magari andare ad una conferenza, ci sono dei momenti in cui, cioè, sì, è difficile mantenere viva sempre l'attenzione. Invece quando guardi un film, soprattutto poi io sono grande fan dei cortometraggi, come dici tu, sono dei veramente degli esempi di virtuosismo, perché riuscire a condensare in 10 minuti, 15 minuti un racconto con una struttura narrativa da lungometraggio è veramente molto molto difficile. Infatti mi dispiace che non abbiano grande spazio se non attraverso i festival, perché qui in Italia in televisione, ecco, è praticamente impossibile vedere un cortometraggio, e anche al cinema non c'è proprio lo spazio per riuscire ad inserirli se non all'interno di festival, quindi speriamo che ci siano sempre più festival e sempre più occasioni. No, anche perché i cortometraggi poi sono la palestra dei registi che diventeranno famosi anche. Sì, assolutamente. Infatti
anche per esempio all'Edera Film Festival, il primo anno abbiamo avuto in concorso Natalie Biancheri con un suo cortometraggio, quest'anno è tornata invece con un lungometraggio, tra l'altro con attori di grande calibro, perché c'era appunto anche Lily Rose Depp, che è la figlia di Johnny Depp, e quindi è stato bello anche vedere da un'edizione all'altra come gli stessi registi poi crescono e continuano il loro percorso professionale. Sì, infatti, guarda, ieri qui al Museo Spazio Pubblico abbiamo avuto un talk per parlare appunto di arte, produzione creativa e artistica e di come effettivamente in Italia manchi una vera struttura di supporto alla programmazione culturale in tutte quante le sue espressioni. E quindi il fatto che ci siano certi progetti indipendenti, come ad esempio il nostro Festival Visioni Urbane o anche il tuo Edera Film Festival e tanti altri soggetti che operano nell'arte, insomma, attraverso diversi progetti e iniziative, perché il panorama creativo e artistico italiano è veramente, veramente molto ricco e nonostante ci siano pochi aiuti, nonostante non ci siano dei fondi destinati alla cultura che possano aiutare appunto, no, questi slanci creativi e queste professionalità, perché poi comunque il mondo dell'arte, della produzione anche cinematografica è estremamente competitivo, quindi insomma riuscire ad emergere, perché comunque le produzioni costano, no? Realizzare dei film costa. Infatti mi ricordo quando sei venuta alla premiazione di London Afloat, mi sono ricordata il video che abbiamo fatto insomma poco tempo fa, che dicevi che avevi cercato qualcuno insomma che ti aiutasse a produrre il film e non l'avevi trovato, e il fatto di essere stata premiata era diciamo un premio alla tua tenacia. Ma infatti così è stato, perché quello è stato il primo premio che ho ricevuto ed effettivamente è stata una conferma di aver centrato l'obiettivo, perché quando raccontavo appunto ai produttori che volevo fare questo film e raccontare questa storia, io mi rivolgevo a produttori inglesi abitando appunto a Londra, loro mi dicevano: ma dov'è la storia? Non c'è storia, perché per loro era normale quello stile di vita, cioè non c'era, non vedevano l'elemento esotico appunto, e invece io ero arrivata a Londra, non conoscevo assolutamente questo tipo di Londra sull'acqua e lo trovavo molto affascinante, ed effettivamente poi è risultato tale, perché appunto i premi sono arrivati, la selezione ai festival veramente è stata internazionale e ha girato tantissimo, quindi vuol dire che era un racconto che interessava, certo, magari agli inglesi, perché per loro quello è quotidianità, ma per tutti gli stranieri è sicuramente qualcosa di curioso, inedito. No, ma infatti assolutamente, poi per noi delle visioni urbane è, come dicevo anche prima, perfettamente centrato con gli scopi del nostro festival. Non so se arrivano domande dal pubblico, io potrei continuare a parlare con te ancora per un'altra ora, però magari vogliamo lasciare i nostri spettatori alla visione di London Afloat appunto, che in streaming gratuito adesso sulla pagina delle visioni urbane, quindi visioniurbane.stream, selezionate programma fuori concorso e trovate appunto il film di Gloria London Afloat. Comunque ho messo anche il link nei commenti in tutte quante le pagine dove stiamo trasmettendo il live streaming. E vi ricordo che dovete registrarvi per entrare sulla piattaforma. E una volta che siete entrati potete vedere tutti quanti i contenuti di questo festival, quindi 68 film, 66 in concorso e 2 fuori concorso, in streaming gratuito fino alla mezzanotte
di domenica, domani, 14 novembre. Purtroppo lo streaming è per un tempo breve, cioè i giorni del festival. Avendo 68 film, capisco che è impossibile vederli tutti. E quindi, come ho già detto, anche durante l'opening faremo poi degli eventi dopo festival, in cui continuare a parlare delle visioni urbane, invitando questa volta, visto che se la situazione non peggiora potremo essere in presenza, invitando registi, insomma, autori, produttori, sceneggiatori, insomma tutti quelli che lavorano, no, per queste produzioni, a parlare di cosa significa raccontare la città attraverso il cinema, quindi un po' come hai fatto tu oggi, Gloria, attraverso questa masterclass, di cui ti ringrazio veramente tanto. Grazie, grazie a te, grazie a chi ci ha seguito e ripeto, per qualsiasi dubbio magari o curiosità che può sorgere anche dopo la visione di London Afloat, io rimango disponibile a rispondere, basta che mi scriviate appunto sui social o sulla mia mail, che è gloriaaurabortolini@gmail.com, sarò felice di rispondere. Benissimo, allora salutiamo il nostro pubblico, noi qui in presenza proietteremo London Afloat alle 18, quindi se qualcuno è a Bologna, sta seguendo questa diretta, presto venite al museo, vi aspettiamo. Grazie. Grazie a tutti, grazie Luisa, in bocca al lupo e ci vediamo domani con la premiazione. Vediamo domani, certo, per le premiazioni al pomeriggio, domani domenica 14 novembre alle 16, le premiazioni in diretta dei film in concorso. Sarà difficile sceglierne uno perché sono veramente tutti bellissimi. Lo so, ma andiamo avanti. Andiamo avanti, i film sono sempre meglio. Bene, allora ancora lo streaming e buone visioni urbane a tutti. Ciao. Ciao.